This one is rapping, oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was. E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Free Time Joe. Oggi sono qui per fare il video commento della partita sentitissima, del derby, della partita della rivalità storica Pisa-Spezia, finita con uno scialbissimo 0-0. Definirei questa partita come, non so, la partita della noia, un po' tipo in questo campionato, cioè in questo girone, che esempio potrei fare, Latina-Spezia 0-0, ecco, quella è finita con lo stesso risultato ed è stata sostanzialmente uguale, scialba, noiosa, una partita da sbadigli, se non sarebbe stata una partita da sbadigli se non fosse stato che era Pisa-Spezia. Cioè, io sono stato salvato dall'addormentarmi e da sbadigliare veramente solo dal fatto che era il derby e che era lo Spezia, quindi come tifoso non mi addormento, ma se fossi stato uno spettatore neutro sì, mi sarei addormentato. Insomma, parlando della partita, direi che il primo tempo è stato sottotono. Non è che abbiamo giocato male, anche perché il Pisa non ha fatto nulla di clamoroso, però siamo stati sottotono, neanche noi abbiamo fatto qualcosa di superbo, una buona azione, tutti sti passaggi che a me rompono le balle, permettete la parola, mi fanno due coglioni così, scusatemi. Però, cioè, non lo sopporto quando le azioni vanno così, quando tutta una prima frazione di gioco va così. E niente, ragazzi, c'è poco da dire, il primo tempo finisce così. Parlando, diciamo, precisamente, volendo essere precisi, il secondo tempo è un po' meglio, perché c'è stata una lieve ripresa, però siamo rimasti comunque scialbi. Nel reparto offensivo, proprio nel reparto d'attacco, l'unico secondo me che ci metteva impegno era Granoce insieme a Antonio Piccolo, e per il resto quasi nulla. Secondo me i migliori in campo sono stati, insomma, potrei dire tre a pari merito per tre cose diverse. Migliore perché vabbè, insomma, lui non molla mai ed è secondo me il migliore supremo in campo, è stato il migliore supremo in campo. Piccolo perché comunque provava i passaggi, provava a infilarsi, a dribblare, andare avanti. Lui aveva un po' di carica. E Granoce per la volontà, diciamo che è riuscito a far capire di avere un po' di buona volontà. E peccato perché contro il Perugia è riuscito a metterla in pratica e con questa ha trovato due gol. Quindi diciamo che se Granoce mettesse sempre in campo lo stesso impegno, la stessa voglia, e se proprio riuscisse a metterla in pratica, ragazzi, farebbe doppiette su doppiette. Però in questa partita è andata così. Come dicevo al mio amico Ricky, che l'avete potuto vedere nei precedenti video dei posti abbandonati, in due precedenti video, che anche lui è appassionato dello Spezia anche da più tempo di me, io gli dicevo: con l'organico si può arrivare fino ad un certo punto, se non hai un certo organico cose eccezionali non le puoi fare. Per esempio, non potrai magari arrivare a un certo punto dell'area playoff, non potrai arrivare terzo, quarto. Considerato come siamo ora, scusate, ma potremmo arrivare, se va bene, ottavi, settimi, se va bene. Se invece c'è un cambio di marcia potremmo anche fare di più. Ma la conclusione del discorso che ho fatto anche a lui è stata questa: se non abbiamo l'organico, almeno giochiamo con l'orgoglio, con le unghie, coi denti, con la rabbia, con qualcosa che dia motivazione, qualcosa che spinga a segnare se non c'è l'organico. Se non c'è l'organico usiamo i sentimenti, qualcos'altro. E però in Pisa-Spezia non c'è stato nient'altro, nemmeno nel secondo tempo. Secondo me ci sono stati solo due tiri buoni, uno di Piu, adesso ve lo mostro. Un tiro è stato di Piu, che in seguito ad un bel passaggio in area di rigore ha provato a calciare di destro, ma l'ha mandata alta sopra la traversa, e poteva fare lievemente meglio secondo me. Ha provato a tirare, non ha neanche calciato clamorosamente male, però
poteva far meglio, guardate. Un altro buon tiro, anche un po' migliore di questo, è stato di Migliore. Ecco, scusate il gioco di parole, ma Francesco Migliore ha fatto un tiro migliore di questo. Praticamente ha provato a concludere da lontanissimo, da fuori area, ma la palla ha solo sfiorato il palo. Però lui ha fatto benissimo a tentare. E pensare che aspetti tanto il derby, e poi ti si presenta così, con una partita di sta mollezza, e allora ti viene voglia di dire ma vaffa. E niente, 0-0 alla fine. Adesso siamo praticamente di fronte al giro di boa, perché manca solo una partita che si gioca mercoledì 28 in orario serale, sarebbe Spezia-Vicenza. Di sicuro, posso confermarvelo anche in questo stesso momento, solo a pronunciare il nome della partita mi viene in mente il gol di Ciurria nell'ultimo Spezia-Vicenza. Veramente bello, una magia di Ciurria. Peraltro era stata una bella partita anche al ritorno, l'avevamo quasi bombardati, avevamo vinto 3-0 anche con un gran gol di Acampora dalla distanza, e quindi i ricordi che ho sono solo buoni, tranne forse per la partita d'andata del campionato 2014-2015, che là abbiamo perso non giocando molto male, però abbiamo perso con un loro gran gol, me lo ricordo ancora. Quindi niente, mercoledì si concluderà il girone d'andata con questa partita, Spezia-Vicenza, io la dovrei seguire in teoria e dovrei fare quindi il video commento, e poi vorrei portare un commento sul mercato invernale. Vi avevo già accennato che avevo quest'idea. Mi auguro che anche quello vada bene, perché ci vorrebbe un cambiamento nell'organico, nella squadra, e ci vorrebbe un cambio di marcia. Bisognerebbe andare un po' più spediti, un po' più costanti, ma non costanti nella mediocrità che purtroppo troppe volte abbiamo avuto. Costanti, ma carichi, potenti. E quindi niente ragazzi, per questo video può essere tutto. Ci vediamo per il video commento di Spezia Vicenza, che dovrei probabilmente seguire. E quindi niente ragazzi, un saluto al vostro Free Time Joe, ci si vede al prossimo video di qualunque genere, ciao ragazzi, ciao!